Amici di Somma TV, bentornati ancora una volta in compagnia di Lorenzo Scheveningboff per parlare di arte. Arnaldo Caimi, dei disegni dedicati al cinquantenario che hanno un percorso e una storia un po' travagliata, se vogliamo. Sì, travagliata perché prima di tutto aveva deciso l'anno scorso, proprio un anno fa, prima che morisse improvvisamente, di donare questi quadri, questi pastelli, che sono 28, al Comune di Somma, fare un omaggio al Comune di Somma per il cinquantenario. Purtroppo è deceduto 15 giorni dopo e la cosa è rimasta lì, ferma. Per questioni testamentarie sono andati alla Chiesa, per volere della Caimi alla Chiesa. La quale poi ha dato questi quadri al comune come voleva, desiderava l'autore, insomma il Caimi. Perciò sono qua, sono del comune, appartengono al comune e dopo la mostra probabilmente andranno a finire la sala polivalente, in una mostra diciamo permanente. E diciamo che ti sei interessato direttamente, chiaramente, per recuperare e per rispettare la volontà di Caimi, perché poi si sa, quando si muore si lascia un'eredità, eccetera, poi si rischia magari che in questi casi si perdano alcune cose. Sì, è vero, mi sono anche impuntato perché era anche giusto, visto proprio le sue volontà, ci teneva perché Caimi poi tra l'altro anche, secondo me, è l'unico pittore veramente di Somma, diciamo, che ha fatto la sua Somma in tutte le salse, in tutti i modi. Per cui era giusto così, insomma. Ringrazio Don Franco Gallivanone, il prevosto di Somma, che ci ha concesso questa possibilità. Perfetto, quindi la mostra rimarrà qui fino al 3 gennaio, invitiamo chiaramente a visitarla. Gli orari sono i soliti? Gli orari sono i soliti, sono dalle 17, feriali 17-19, festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17-19. Questo è anche il primo dell'anno? Ma io direi di sì, perché no? Perché vedo che poi comunque se lasci aperto, se chiudi la gente viene, no? E trova chiuso, non mi piace, non mi pare bello, no? E per cui penso di essere qui anche il primo dell'anno. Sì, sì, sì. Quindi ci sarebbe anche la possibilità di andare a godersi il concerto al Cinema Italia di Capodanno e per farsi un giro prima o dopo venire a vedere. Sì, il concerto me lo godo pure io, perché insomma è bello, è una bella iniziativa, è lodevole proprio. Lorenzo, io ti ringrazio e ci vediamo l'anno prossimo, a questo punto, tra due giorni. Con le nuove mostre, sì, certo. Grazie a voi. Grazie.